Siamo con l'avvocato Giandomenico Pilolli, candidato al Consiglio regionale pugliese con Fratelli d'Italia. In queste interviste cercheremo di analizzare vari aspetti, vari temi appunto della vita regionale. Parliamo oggi di sviluppo economico ed occupazione. Ovviamente parliamo di un binomio. Uno sviluppo economico adeguato comporta una crescita occupazionale, ma quali direttrici percorrere per giungere a un valido, a un sufficiente sviluppo economico? Beh, io credo che l'attenzione particolare vada proprio verso le nuove generazioni, cercare di trattenerle nel nostro territorio. Inevitabilmente dobbiamo passare da quelle che sono le nostre ricchezze naturali. Io penso a un ritorno all'agricoltura, perché credo che nei momenti di difficoltà, lo dicono tutte le teorie economiche, bisogna necessariamente ritornare alla nostra ricchezza naturale, che è proprio la nostra terra. E quello può essere un veicolo importante di ripresa della nostra economia, soprattutto in una terra come la nostra che, ahimè, ha vissuto e continua a vivere il problema della grande industria, che anche quello è stato gestito in maniera davvero raccapricciante, perché conosci bene le vicissitudini e la pubblicità che invece di portare una soluzione al problema oggi lo ha reso addirittura dimenticato. Per cui credo che in maniera velocissima bisogna porre sul tavolo nazionale le problematiche della nostra industria, mi riferisco ovviamente all'ArcelorMittal, con delle proposte serie e valide e non con degli slogan che non hanno portato nessuna soluzione, e guardare con attenzione al turismo. L'attività turistica in alcune parti della regione è molto più strutturata rispetto alla nostra provincia, nella quale occorre fare un investimento davvero ragguardevole, perché abbiamo delle spiagge davvero incredibili, però gestite purtroppo in maniera anomala, e anomala è un termine che molto probabilmente poco rende l'idea di una zona che viceversa potrebbe dare, sia dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista della crescita proprio dell'intera provincia ionica, che ed è un mio sogno riuscire a tenere insieme tutte le forze politiche su questi temi, cioè i consiglieri regionali, laddove dovessero essere eletti anche con colori politici diversi, così come succede nelle altre province, quando si parla di questi temi dovrebbero parlare la stessa lingua, fare quadrato e riuscire a portare i finanziamenti giusti nel nostro territorio.